Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi cominciamo il secondo capitolo della saga di Siphon Filter. Perché tempo fa portai il primo, volevo ovviamente portare la trilogia su PlayStation, a cui fondamentalmente sono legatissimo. Solo che grazie al nuovo abbonamento PlayStation Plus, dato che io ho sottoscritto l'abbonamento premium, ho la possibilità di giocare anche i grandi classici e quindi me lo gioco su PS5. Non sono costretto ad emularlo o diciamo giocarlo con metodi alternativi. Ed è tra l'altro anche una grandissima occasione per vedere come sono stati portati su PlayStation questi nuovi titoli, anche perché a quanto pare, se non erro, hanno gli obiettivi? Eh sì, vedete? Abbiamo praticamente gli obiettivi. Possiamo platinare fondamentalmente Siphon Filter 2. E questa potrebbe essere una buona occasione anche per darvi una dimostrazione della mia conoscenza di gioco. Ovviamente sì, Start e Select. Ovviamente perché nei pad di PlayStation 1 esistevano i tasti di Start e Select per le armi, per la selezione delle armi, eccetera, eccetera. Siphon Filter, credo che sia un po' fortino. Però godiamoci l'intro, poi ne parliamo. Tensions between the U.S. and People's Republic of China are on the rise as the administration answers allegations that it allowed sensitive U.S. technologies to be sold to a dissident group in Heilongjiang. In other news, we now go live to the White House press Ma room where non è in Secretary of State italiano? Vince Haddon is expected to comment on the Kazakhstan missile incident. As many of you know, 4 hours ago. No, aspetta, non è in italiano? Allora, preset visivo, che vuol dire retro classico moderno? Vediamo cos'è moderno. Video. Sì, questo va bene. Ecco, cambia regione. Ok, vediamo se adesso. Vediamo cosa succede. La prima volta che faccio. Ok. Nuove tensioni sono scoppiate tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese dopo le accuse rivolte al nostro governo di aver venduto tecnologie americane ad un gruppo di dissidenti cinesi. Ma voltiamo pagina. È pronto il collegamento con la sala stampa della Casa Bianca, dove si attende che il segretario di Stato Haddon commenti l'incidente missilistico in Kazakistan. Come molti di voi sapranno, 4 ore fa una testata nucleare esplose in Kazakistan. Il governo del Kazakistan ci ha però assicurato che si è trattato di un lancio accidentale e che il missile è stato abbattuto dai loro stessi sistemi di difesa. Sono in corso delle indagini. Come credete di reagire? Non posso rispondere a nessun'altra domanda. L'intera area è stata isolata per il pericolo di eventuali contaminazioni. Bollettini di emergenza sono diffusi dalle radio e TV locali. Ok, l'hanno messa in piedi bene. D'altra parte non mi pare che l'agenzia abbia mai voluto fare troppa pubblicità ai suoi affari.
Se riusciremo nell'operazione, la situazione per l'agenzia si farà imbarazzante. Tu sei pronta? I trafficanti usano aeroplani monomotore, non trasporti C-130, lo sai bene. Quella vecchia pista non ha mai visto atterrare niente di così grosso. Sei sicura di voler agire lì? Gabe, il trasporto è qui. Chance, alla pista del decollo. Voglio il trasporto pronto entro mezz'ora. Come fossi già lì. Liam, tutto a posto? Non ti sento granché bene. A posto, a posto. Tu assicurati che la pista sia pronta. Teresa, sei l'unica sulla quale possiamo contare d'ora in poi. Starò in guardia, chiudo. Ho trovato l'unità con i dati di backup della Farcom e i file personali di Fagan. Gabe, il trasporto ha una scorta. Sono in due. Sono Morgan e Falcon. Ok, ricevuto, chiudo. È nell'hangar. Falcon, prendi la seconda squadra e valla a prendere. Squadra 1, prendete Logan e i dischi. Le forze delle Nazioni Unite stanno arrivando, dobbiamo fare in fretta. Sono granate stordenti, ci serve viva. Dobson, fai indietreggiare gli uomini, di loro di muoversi. Riporta i tuoi uomini nell'hangar e aspetta, mi sto arrivando. Ci sono. Dobbiamo solo trattenerli fino all'arrivo di Gregorov. Ramirez, porta quei dischi al silo. Ti dirò io quando la pista sarà libera. Sì, signore. Leon, mi senti? Ok, ce l'abbiamo. No, Logan è ancora vivo. I russi sono qui. Non c'è tempo. Con Logan ce la sbrigheremo dopo. Spostate quei veicoli da qui. Voglio questo aeroporto blindato, subito. Ok, tutto sigillato perfettamente. Logan, quei rinforzi che hai chiesto sono arrivati in ritardo. Sì, l'hanno presa. Mi dispiace. Lei ed io siamo vecchi amici. Pensi la uccideranno? Finché avrò i dischi non oseranno toccarla. I kazaki stanno arrivando. Devi andare prima che siano qui. Io non ti ho mai visto. Ok, ho capito. Squadre A e B nei magazzini, muoversi! Ok, Chance, andiamo. Wow, quanti ricordi. Allora, intanto come prima cosa io vorrei fare... Ecco, se io faccio la risoluzione 1:1 dovrebbe fare a tutto schermo, giusto? No. Voglio sistemare un attimo... Ecco, così almeno abbiamo tutta la finestra attiva. Allora, ecco, dobbiamo abbassare l'audio perché è estremamente forte. Ok, così dovrebbe andare più che bene. Allora, ci eravamo salutati, o comunque ci eravamo lasciati su Seven Filter 1 con Römer, che aveva praticamente iniziato a lavorare, diciamo, sotto copertura da parte dell'agenzia, no? Se vi ricordate bene, per lo sviluppo e successivamente anche la diffusione di questo Siphon Filter. Siphon Filter che tecnicamente è una sorta di virus, è un
è praticamente la base per quella che appunto potrebbe essere un'arma batteriologica. Quello che ovviamente non sappiamo è il fatto che ovviamente ci siano i membri dell'agenzia che adesso vogliono mettere le mani su questo, diciamo, su questo reagente, quindi su questo virus. E sta qui appunto la missione di Gabriel Logan, che si è separato dall'agenzia insieme a Lian Xing e anche a Teresa, che è la nuova, diciamo, la nuova acquisizione della squadra. E adesso loro in generale, questi tre, stanno indagando su quello che effettivamente è l'agenzia e quello che ha combinato. La pista è pronta, Teresa. Tempo stimato 2 ore. Sì, è a posto. Forse un po' accidentata, ma tu stringi bene le cinture. Chance, tutto ok? Maledette granate a percussione, le mie orecchie non smettono di fischiare. Ehi, aspettavamo una scorta! Cosa? Che diavolo! Muovetevi, hanno intenzione di tirarci giù! I dischi! Non c'è tempo! Kowalski, prendi il C4! E il rilevatore, ne avremo bisogno. Sì, signore. Presi. Ok, muoviamoci. Saltare. Via. Veloci. Via. 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 Teresa, credo che non mi servirà più la pista per l'atterraggio. Ci toccherà atterrare nel modo peggiore. Una partenza col botto. Allora, montagne rocciose, agente Gabe Logan, il tuo veicolo C-130 di ritorno dal Kazakistan è stato abbattuto da aerei dell'agenzia, mentre sorvolava le montagne rocciose del Colorado. Tu ed un manipolo di soldati siete riusciti a paracadutarvi in tempo, atterrando però in luoghi diversi. Devi raggiungere il punto dove il C-130 si è schiantato e ritrovare i data disk della Farcom prima che ci riesca l'agenzia. Trova Chance, tenente del CBDC, e prendi il rilevatore di posizione del 130. Usalo per tracciare la posizione del veicolo abbattuto, quindi raggiungi le coordinate individuate. Bisogna recuperare i data disk per trovare un antidoto contro il virus Siphon Filter. È l'unico modo a disposizione per salvare Lian. Esatto, perché Lian, se vi ricordate bene, nel primo Siphon Filter all'interno delle catacombe, del livello delle catacombe dell'agenzia o comunque della Farcom in generale, era stata per l'appunto inserita nei trial della sperimentalizzazione del Siphon Filter, e quindi era praticamente stata contagiata. Quello che ovviamente non sappiamo, tra virgolette, è che l'agenzia aveva sviluppato un vaccino, solo che noi ovviamente adesso non possiamo mettere le mani su di esso, perché non abbiamo i CD con i dati provenienti appunto dallo studio di questo vaccino e tutto quello che ne consegue. Teresa, ce l'ho fatta. Non avevo dubbi, Gabe. L'agenzia ha rubato spese in quanto ad addestramento. Ok, ma non ne sono ancora fuori. Devo trovare Chance e farmi dare il rilevatore. Cerca di trovare un canale radio dell'agenzia ed inserirti. Voglio capire cosa c'è dietro questa operazione. D'accordo. Contattami nel caso dovessi sentire Lian. Ok. Ehi, Gabe. In bocca al lupo. Ricevuto. Allora, come prima cosa noi dobbiamo atterrare praticamente qua sopra. No, non ci sono arrivato. Dovevo atterrare là sopra. Non so se ci posso salire in realtà adesso così. Forse no. Kowalski, come sta la gamba? È rotta, signore. Credo in 2 punti. Non penso di poter camminare. Ok, voglio che rimaniate qui. Trovate riparo, io devo cercare Chance. Qualcuno sa dove si trova? Credo che sia riuscito a lanciarsi. Sarà sceso da qualche parte a sud. Ok. Guarda che effetto che mi fa che non posso girare la telecamera, come dico io, e sono praticamente costretto a muovermi con lui per... Niente, io in realtà volevo salire là sopra perché vedete c'è un forzieruccio che mi permetteva
Ah, posso riavvolgere, guarda che figata. Oddio, proviamo a vedere se riesco. Ecco, ecco. No! Ma porca miseria. Ma che bella sta cosa di poter riavvolgere. Oh, su PlayStation era molto più facile. Guarda, ma poi si rallenta. Perché rallenta? Non capisco. Non dovrebbe rallentare. Ecco qua. Sali. Ok, ce l'abbiamo fatto. E qui abbiamo già praticamente il primo. Il primo forziere, l'H11, che è un'arma. Madonna, viene malissimo con i settaggi. Ecco qua, vedete? Che è praticamente questo fucile. Madonna, non riesco a muovermi letteralmente, è difficilissimo. Come sta la gamba? È rotta, signore. Credo in due punti. Non penso di poter camminare. Va bene, questo l'abbiamo già visto. Quindi dobbiamo raggiungere Chance. Il nostro obiettivo è raggiungere Chance. Quindi andiamo. Ma guarda poi come si muove. È incredibilmente cioè, troppo fluido. Cioè il DualSense della PlayStation 5 ti fa strammare. Mi sentite? Dannazione, mi sentite? Passo. Qui c'è un altro amico nostro. Hai contattato qualcuno con quell'affare? Ci sto provando, signore, ma ci sono troppe interferenze. Non penso che riusciremo a mandare un segnale oltre queste montagne. Non perdete tempo, l'agenzia non vuole che si sappia che siamo qua. Allora, signore? Per adesso devo trovare Chance. Ok, mi faccia vedere cosa posso fare. Tenente Chance, mi sente? Qui Davis, ho visto il tenente pochi minuti fa. Ora è in cerca di altri superstiti. Credo che il suo ricevitore sia andato. Soldato, ho bisogno che mi porti immediatamente da lui, hai capito? Sì, signore, sto dirigendomi verso la vostra posizione. Ok, andiamo. Sì, signore. E loro praticamente adesso vengono di qua, da questo tunnel. Signore, il tenente Chance è da questa parte, mi segua. No, vabbè, ma muoversi è terribilmente difficile col DualSense. Perché... cioè, guarda, proprio slitta completamente il movimento. È entrato in quella grotta. Ok, rimani qui e guardami le spalle. Prevede grane, signore? Come sempre, soldato. Sarà difficilissimo muoversi qua. Cioè, forse mi conviene molto di più muovermi con le frecce che con... Forse mi conviene di più muovermi con le frecce che con il joypad vero e proprio. Allora, qui dovrebbe esserci un giubbotto antiproiettile, però. Sì. E allora, qua dobbiamo... Ovviamente qua dobbiamo tornarci dopo. Perché prima dobbiamo assolutamente incontrare Chance. Quindi saliamo da qua. Qui ci sono i ragazzi nella caverna. Eshelman, hai visto Chance? Sì, signore, è passato di qui solo pochi minuti fa. Questa grotta non è sicura, fa attenzione. Sì, signore. Loro sono tutti agenti del CBDC, che se vi ricordate sono praticamente quelli con la tuta gialla, antigas, che abbiamo incontrato praticamente tempo fa. Ora, io non mi ricordo se lui da qua saltava direttamente, sì. Mi dava il giubbotto antiproiettile. Da qua non c'era nulla che in realtà mi interessasse. Anche perché da qua è una zona completamente sterile. Anche perché Chance si trova dall'altro lato. Però vi faccio vedere appunto come è stata progettata la mappa anche di questo livello. Ecco, qui siamo praticamente in un'altra zona che raggiungeremo più in là, dove sarà praticamente la fine di questo livello. Bello se fa un filter 2, da un po' che non ci giocavo. È veramente da un bel po' che non ci giocavo. Il primo livello è abbastanza semplice, anche perché comunque è l'introduzione di questa storia.
Allora, per prima cosa risaltiamo da qua e andiamo a parlare con Chance. Lì ci dovrò andare, ma dopo. Chance, ti ho cercato dappertutto. Hai con te il rilevatore? Sì, è qui. Dannazione, perdersi qui dentro è uno scherzo. Lo so, ora devo tornare in superficie per rilevare la posizione del trasporto. Tu scendi lungo la montagna e trova l'autostrada. Dobbiamo sapere se l'agenzia sta trasferendo l'artiglieria pesante. D'accordo. Teresa, hai sentito Liam? No, ma sto seguendo le trasmissioni radio dell'agenzia. So che si sono installati in una vecchia base aerea in Colorado. Probabilmente è da lì che è partito l'F-22 che ti ha colpito. E dove l'hanno portata? Guardati le spalle, Gabe. Hanno un convoglio in movimento verso la base e hanno mobilitato un paio di squadre di paracadutisti. Potrebbero esserti addosso in qualsiasi momento. Esatto. Chi li guida? Tipo adesso. Morgan impartisce gli ordini, ma le truppe di terra sono comandate da una vecchia conoscenza, Archer. Ho prestato servizio insieme a lui in Guatemala, era solo un misero leccapiedi in cerca di una promozione. Beh, sembra che l'abbia trovata. Tienimi aggiornato, chiudo. Infatti adesso... i primi nemici con M16, però noi prima dobbiamo fare una cosa, ovvero andare di qua. Questo è uno dei piccoli segretucci del gioco, scendere e prendere, ricevuto, altre munizioni per H11. E sentite che praticamente Logan, quando ha preso questo forziere, ha gridato ricevuto. È perché, se ci fate caso, è un pochettino lo stesso riferimento che c'era nei Tomb Raider quando si trovavano i segreti. Quindi nel momento in cui voi trovate appunto questo tipo di forziere particolare, Logan farà appunto ricevuto, che sarà una sorta di Esce il codice. Prana, prana, fuori di qui! Escherman! Escherman, rispondi! Escherman, dove sei? Lascia perdere, è morto. Ma potrebbe essere ancora vivo! Non è possibile, Ramirez. Devo tornare da Kowalski. Aveva alcune cariche di C4 con sé. Vuoi venire fuori da questo posto? Allora dobbiamo aprirci un varco. Voglio che tu rimanga qui. Tieni lontano chiunque dalla grotta, hai capito? Sì, signore. Quindi adesso dobbiamo andare a prendere il C4. Qui adesso ci saranno altri nemici. I cari vecchi giochi della PlayStation 1 con il sistema di mira più orribile della storia. Bello che io giro comunque la visuale con il destro del joypad. No! Porca troia, ero convinto di averlo beccato. Ma se non sbaglio qua tipo non finivano mai. Sto... ci stanno attaccando! Avevo questa impressione, se non sbaglio, che poi non finivano mai là. Perché infatti il mio obiettivo era praticamente ritornare qui indietro, però scoprire che poi... esatto. Mamma mia, mi stanno venendo già i crampi alle mani. Qui purtroppo... Gabe, che sta succedendo?
Niente di buono, ci stanno coprendo di piombo. Ho già perso 6 uomini. Kowalski, Eschelman, Davis, Hansen, Samuels, Bennett, tutti morti. Cosa hai intenzione di fare? Di certo non posso perdere altri uomini su questa montagna. Chiudo. Ok, abbiamo recuperato il C4, però... Esatto, altri amici... No, attenzione. Qua bisogna cambiare arma con... Esatto. Oh, ma non me li ricordavo tutti sti nemici. Ma che l'hanno reso un po' più difficilotto? Non me li ricordavo tutti questi nemici buttati qua così. O ero io che rushavo, perché ovviamente una volta che poi conoscevi il gioco si rushava easy. Però non me li ricordo, non me li ricordavo tutti questi nemici. Beh, è anche vero che il livello stesso ti fa rushare proprio per una questione di praccaggio proprio nei tuoi confronti, perché vedi proprio la... vedi praticamente tutti i nemici che ti vengono addosso. Allora, adesso bisogna ritornare qui, perché avendo il C4... Comunque i movimenti sono veramente assurdi. Ha trovato Kowalski? È il C4? Indietro! E ora qua dobbiamo scappare. Ecco qua. Andiamo. Ovviamente si può morire se state troppo vicino al C4. Un momento. Cosa c'è? Sto ricevendo qualcosa. Stiamo effettuando il lancio in questo momento. Morgan dice che avete 2 ore per terminare l'operazione. Non è abbastanza. Quegli uomini non possono certo andare al massacro. Morgan ha ordinato che l'F-22 torni per il rifornimento di carburante. L'intera montagna esploderà in una nuvola di gas. Dovete essere pronti a ritirarvi. Ramirez, scendi e incontrati con Chance. Qui ci penso io. Oh! Ecco, quando il pericolo arriva al massimo, ovviamente vi iniziano a togliere l'armatura. E se vi iniziano a togliere l'armatura, so cazzi. Andiamo. Qual è il problema? Che praticamente il sistema di mira, in tutti i safe un filter, ma questa è una regola di base, fa cagare. Fa letteralmente cagare. Cosa c'è? Sto ricevendo qualcosa. Infatti la cosa più logica in teoria sarebbe questa, ovvero non far partire la cinematic. Ecco, la cosa più logica sarebbe tipo questa, praticamente anticipare i movimenti della cinematic ed eliminare tutti al volo. In alcuni casi è sempre la cosa più intelligente. Perché se i nemici riescono a piazzarsi, ti romperanno le palle in una maniera allucinante. Madonna, però molto probabilmente meglio la versione emulata, perché i comandi su PlayStation 5 sono troppo sensibili. Cioè, guarda come mi si sposta la visuale in una maniera allucinante. Cecchini, a terra! Rapporto. Ci sono 2 cecchini, uno per lato, ci tengono sotto tiro e siamo anche a corto di munizioni. Ferguson ne ha ferito uno alla spalla. Ok, ecco quello che dobbiamo fare. Copritemi mentre mi avvicinerò dai lati, li sorprenderò da sud e poi vi darò il segnale di via libera, ok? Sì, signore. Sì, signore. Bene, siete pronti? Via! Bene, siete pronti? Via, via, via! Quindi noi adesso dobbiamo andare da questo lato. Siamo a secco! Se non mi ricordo male, sì, dovevamo andare di qua. Eccolo, via di qui.
Ah sì, che qua avevano i giubbotti antiproiettile. Porca troia. Oh oh. Aia. Allora là ce n'è uno. Dove se n'è andato? Mi ricordavo fosse più semplice l'approccio contro... Forse anche perché io qua avevo sbloccato l'M79, se non sbaglio. C'era un M79 in giro. C'era un M79 in giro. Poi ci sono i comandi al contrario pure. Dovrebbe uscire lui però. Aia. Ok. E uno l'abbiamo fatto fuori. Vedi, il problema è che questo non vuole uscire. Ecco, granate. No, a me mi ricordavo che c'era proprio l'M... C'era proprio l'M79 che si poteva prendere. Ecco, qua adesso gli facciamo una bella... Oddio. No. Porca dai, ma non ci credo. Madonna, i comandi, che merda. Veramente, comandi di merda. No, ma aspetta, ma io scusa. Posso fare il riavvolgi, giusto? Esatto. Madonna che comodità. Oddio, non così. Che comodità questa del riavvolgere. Mamma mia, meglio dell'emulatore. Ale. Dai però che madonna che... Cioè, veramente, che comandi? Che comandi, ragazzi? Che comandi? Poi uno non mi crede. Cioè, PlayStation epoca d'oro assolutamente sì, però madonna mia. Fortuna che l'evoluzione c'è. Dannazione. No. Ho ucciso i soldati? Ah. Perché mi sa che la granata è caduta. Ah, mi sa sì, perché la granata era caduta. Vabbè, sì. Che poi in realtà non c'è neanche tanto bisogno di fare... Di lanciare la granata in questo caso, perché... Via libera! Okay. Ok. Rimanete qui, vado a dare un'occhiata. Comodo però questo sistema del riavvolgi. Abbiamo grane, uomini da tutte le parti armati fino ai denti. Maledizione. Thank you.
Sì, madonna, ma... Cioè, ma quanti cazzo sono? Madonna mia, cioè, è una cosa incredibile. Abbiamo grane, uomini da tutte le parti, armati fino ai denti. Maledizione. Non me li ricordavo comunque tutti sti nemici. Cioè, allucinante. Ramirez, tu rimarrai qui con Ferguson. Armatevi e dovreste essere al sicuro. Appena troverò una via libera verso l'autostrada, tornerò qui. Sì, signore. D'accordo. Ok, tenete duro, tornerò appena possibile. No, comunque è veramente, veramente brutto il comando che sia col DualSense. Non lo immaginavo così brutto. Ma veramente brutto. Troppo sensibile. Troppo sensibile, ragazzi. Aspetta, scusami, che obiettivi ho ancora da fare? Devo attivare il rilevatore. È vero, non ci avevo pensato più a sta roba. Sì, che è l'altra zona della mappa. Ecco perché infatti stavo dicendo, ma c'è qualcosa che non avevo fatto. Madonna, ho registrato tantissimo. Ed è la prima puntata. Beh, è perché è la prima puntata, ovviamente. C'è sempre un po' di, diciamo, di problema. Ho problemi nella prima puntata. Vedete, c'è proprio troppo sensibile, perché io appena muovo leggermente fa questa sorta di arco e gira troppo. Cioè, guarda, cioè, è proprio calibrato. Ovviamente non è una colpa del DualSense, è una colpa, diciamo, del sistema vecchio, perché ovviamente su PlayStation sali. Ecco, bisogna andare di qua. E qua bisogna attivare il rilevatore. La zona sarà isolata entro un'ora, ma stanno ancora combattendo. No, signore, di lui nessun segno. Il nostro contatto dice che... Ah no, là sopra. Sì, signore, riferirò. Che tra l'altro, se non sbaglio, era qui dove si trovava l'M79. Doveva essere forse qua, in questa zona. Perché c'era un M79? Teresa, ho rintracciato la posizione del trasporto e sto scendendo dalla montagna. Novità? Senti questa. L'agenzia ha diffuso una notizia nella quale sostiene che l'aereo da trasporto sia stato fatto saltare dai terroristi. Hanno vietato l'accesso in alcune zone del Colorado per isolare una potenziale contaminazione biologica che si potrebbe verificare sul luogo dell'incidente. Si stanno coprendo bene le spalle. Disinformazione, una cosa che l'agenzia sa fare alla grande. Gabe, ma una volta trovato il luogo dell'incidente, presi i dischi, come farai ad uscirne intero? Ancora non lo so, credo che dovrò improvvisare. Chiudo. Se non ricordo male, era proprio qua l'M79. C'era una zona dove si poteva scendere, se non sbaglio. Però non mi ricordo dove era.
C'era, se non mi ricordo male, qua una zona dove si scendeva. Ops. Però la telecamera la cambiava qua, quindi probabilmente era da questa parte, solo che non ci ho fatto caso. No, qua non c'è nessuna sporgenza. Boh, mi ricordavo che qua comunque c'era un M79 da poter prendere. Ora non mi ricordo in quale zona era. Ah, forse era di qua? Aspetta. No, forse era veramente di qua. Ecco, vedi che qua, sì, eccolo. Perché io infatti prima cosa facevo? Nella zona quella dei cecchini. Ah no, air taser. No, ma c'era anche l'M79, mi ricordo. Però passato troppo tempo, ragazzi, non ricordo dove sia l'M79. Forse era da questo lato. Sotto il giubbotto antiproiettile. No. Comunque sì, c'era l'air taser. Ai. No, ragazzi, lasciatemi perdere. Oggi. Ok. Ho le mie cose. Quindi, via. Oh, però mi un po' sto rosicando su sto fatto che non mi ricordo dove si trovi l'M79. Perché mi ricordavo il forziere qua sotto, il forziere lì dove c'era dove c'era la montagna di comunicazione. Però non mi ricordo dove c'era l'M79. Anche perché l'M79 è molto utile contro questi cecchini qua. Cioè nella zona, poi quando ovviamente si va a finire il livello, che ci sono i cecchini che praticamente ti rompono le palle qui. L'M79 è comodissimo, perché con l'M79 praticamente fai due colpi, spari due colpi di M79 e praticamente hai finito. Ops. Ma non è che era qua? Ma credo che comunque abbiano messo delle migliorie, perché c'è per esempio sto muro invisibile che io non me lo ricordavo. Cioè qua tu se cadevi e basta. Invece se non puoi scavalcare il muro, ti mettono il muro invisibile. Boh, non lo so, è da un bel po' che non lo gioco, eh. Ok, adesso abbiamo finito gli obiettivi. Mi dispiace, Logan. Fosse stato per me, t'avrei lasciato vivere. Ordini dell'agenzia. Ne sono certo. Ecco qua, primo trofeo guadagnato. Salvare la partita, assolutamente sì. Nuovo blocco. Nome del file, inserire un nome. Ah, ok, così posso mettere. Vabbè, nome mettiamo. Mettiamo you. Mettiamo YouTube. No, questi facciamolo al contrario. YouTube. Guarda che bellino. Perfetto. Ragazzi, detto questo, che ovviamente chiude la prima parte di questo gameplay, io direi che possa essere tutto. Io vi ringrazio ovviamente per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!